Siamo uno. Namaste. Siamo uno sempre. Siamo sempre uno, anche quando ci dimentichiamo di esserlo. Vedete, tutto è collegato, tutto è uno. E si vola quando si torna all'uno. Namaste, amici del cuore. Spero tutto bene. E spero, ecco, che la pratica insieme vi abbia potuto dare ciò che dona a me tutti i giorni, e la beatitudine e del sentire la vita dentro di noi, ed anche soltanto sentirla può limitare le parole. Mi può venire solo da ridere. Quando ho sentito questa sera Benigni che parlava della felicità, di cercarla perché nei cassetti all'interno di noi, tirate tutto fuori dai cassetti interni, perché la felicità è qui ed ora, e c'è ed è sempre stata lì e vi aspetta, vi attende. Trovatela, anche se lei si dimenticasse di voi, voi non vi dimenticate di lei. Che risata spontanea di cuore, mi ha aperto il cuore questa frase, mi ha ricordato la missione della vita, che per me è veramente una missione. Ricordarmi ciò che sono e ciò che siamo. Da bambina lo ricordavo e da adulta mi sono un po' persa e nei vari gironi danteschi, e dal basso verso l'alto piano piano si torna su. Sicuramente ciò che mi ha realmente aiutata nella vita è avere delle guide, riconoscerle e dare loro una mano, come Dante segue Virgilio, per conoscere noi stessi, la nostra umanità, i nostri lati magari più oscuri, che possono illuminarsi solo attraverso la consapevolezza e quindi la conoscenza di noi stessi. E quando iniziamo a conoscerci sempre di più, tutto cambia. E questo dona veramente il contatto con la vera pace, e essere autentici e sinceri con noi stessi è un dono inestimabile. Oggi quindi vi volevo regalare, diciamo così, un percorso soltanto di yoga della risata, quindi solo risoterapia, che utilizzo da 8 anni al reparto oncologico dopo la chemioterapia, e abbiamo fatto degli esperimenti molto simpatici dove siamo andati a cercare di tirare fuori tutti questi dai cassetti interiori, a cercare la felicità, perché c'è e l'abbiamo contattata, ed insieme è ancora più bello. Lo facciamo anche da sole perché ci piace ritrovare e trovare il tempo nobile con noi stesse, quindi ci piace essere in silenzio per ascoltarci, per conoscerci e meditare, e anche con sorrisi e con la risata, perché si può meditare anche con la risata. E c'è un bellissimo
c'è una bellissima meditazione della risata che si fa anche in gruppo e che è nel quarto passo dello yoga della risata e mi affascina, sono innamorata, onorata di potervela portare. E è un onore per me portare sorrisi e risate. È più forte di me. Quindi ringrazio questo dono e questo dono e talento che tutti noi abbiamo e bisogna solo ricordarci di averlo e andiamo quindi a, come dice Benigni, andiamo a scombinare tutti i cassetti interiori e andiamo a ritrovare la nostra vera risata. In questa sessione faremo mezz'ora di risoterapia senza parole, soltanto risata, senza fermarci, perché la risata è una espirazione e l'espirazione è quindi questo riscaldamento diaframmatico molto potente e catartico che trasmuta e quindi toglie dai cassetti tutte le nostre, magari tutta la polvere, le pesantezze e li rinnova e qui ritroviamo la vera felicità, la leggerezza dell'essere, dell'esistenza, e purificando anche l'emisfero destro, partendo proprio dalla corteccia prefrontale, l'emisfero destro viene riossigenato, alziamo e corazziamo il sistema delle difese immunitarie in soli 10 minuti e quindi in mezz'ora, tre volte, lo alziamo e lo corazziamo, questo periodo ancora di più ci vuole. E allora ecco, volevo produrre anche con la mezz'ora l'analgesico, quindi l'ormone della felicità e il piacere di stare con noi con sorrisi e risata. Che aspettiamo? Partiamo! E in questa, diciamo così, c'è nell'arco della settimana una giornata di riposo e ve la dedico. L'arte del non fare è un'arte che il mio maestro e guida e faro padre spirituale Maurizio Dina, che mi ha formato come insegnante di yoga. Mi sento più una suggeritrice e portatrice di un dono. E siccome lo yoga significa unione, quindi perché no con la risata? Ancora prima del dottor Manakataria, lui già insegnava la risata nel centro olistico tra cielo e terra e nei suoi scritti, nelle dispense dello studio che abbiamo fatto con lui per tanti anni, per 8 anni, perché poi è andato in cielo, e 4 anni fa, ed andava a Formello. Lui ci faceva fare questa sdraiati con le gambe flesse, mani sull'addome, il vocalizzo lettera O, la chiamiamo nello yoga della risata, la chiamiamo la risata di Babbo Natale. E spettacolare, per cui non ho mai trovato in un centro olistico qualcuno che mi facesse fare una risata lavorando sul plesso solare, quindi sul terzo chakra, e sviluppando poi la volontà e quindi le nostre potenzialità, risoggiornando il cervello. 10 minuti di yoga della risata, quindi di risoterapia, equivale a 6 ore di meditazione zen di un monaco zen, e il cervello è come se avesse meditato 6 ore. E potete comprare il libro per ulteriori informazioni scientifiche e Ridere salva il cervello, e lì ci sono tutti gli studi di dottori, psicologi, psichiatri che hanno studiato la gerontologia, lo studio della risata sul corpo o sulla mente, quindi sull'unità psicofisica che siamo. E quindi che ve lo dico a fare? Andiamo a cercare la felicità e lasciamo andare tutti, andiamo a smucinare tutti i cassetti, perché là la troveremo. Sì.
ci sta, ci sta. Tu ed io siamo uno. Ah, sviluppiamo l'arte del non fare e oggi ridiamo senza fare nulla. Ha.
Ha ha ha.
Ha ha ha.
Yeah.
Ha ha ha.